Dopo la nostra inchiesta, un consigliere di Forza Italia del comune di Mirandola, Antonio Platis, ha chiesto un accesso agli atti per conoscere esattamente quale sia stato il costo complessivo di questa vicenda. Dalla documentazione che gli è stata recapitata, risulta che l'Unione Comuni Area Nord di Modena si è fatta interamente carico delle spese per l'affido e per le terapie psicologiche di tutti i bambini. Ora sappiamo che la somma totale di fondi pubblici spesi è di 3.520.900 euro e se si aggiungono i 220.000 euro per le spese legali dei minori, saliamo a circa 3.800.000 euro. Dai numeri che abbiamo, risulta che ogni famiglia affidataria riceveva in media un rimborso mensile di 550 euro a bambino, una cifra tutto sommato contenuta, considerato l'importante impegno richiesto. Nell'elenco però c'è un importo che attira l'attenzione, quello per la spesa per assistenza psicologica e cura. Fate attenzione, dopo che era scoppiato il caso, Valeria Donati, che inizialmente seguiva la maggior parte dei bambini per conto dell'ASL, era diventata responsabile di una struttura privata creata a Reggio Emilia, il CAB, Centro Aiuto al Bambino, dove erano andate a lavorare anche altre sue colleghe. Nel 2002 l'ASL, non ritenendosi abbastanza competente per curare i traumi dei bambini coinvolti, aveva deciso di appaltare la loro terapia ad una struttura più qualificata. E a chi li aveva affidati? Proprio al CAB, considerato, leggiamo testualmente, più attrezzato e specializzato sui temi dell'abuso. È proprio questo uno dei motivi per cui la Donati e le sue colleghe sono state attaccate così duramente, per un forte conflitto di interessi. Erano state loro a individuare i bambini coinvolti, sempre loro li avevano ascoltati presso l'ASL e segnalati al Tribunale dei Minori, e ora la loro struttura privata veniva pagata con soldi pubblici per curarli dai traumi che loro stesse avevano diagnosticato. Tra il 2002 e il 2013 i comuni della zona per questo servizio hanno versato al CAB una somma impressionante, circa 2.200.000 euro.